incarico speciale per Sam Porter Bridges. Alta priorità. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa. Te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo! Era molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. E ha trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo.
l'arcobaleno. Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, niente. Questo PB deve essere rotto, non funziona. Thank you.
ascoltate! Aiuto! Mi dispiace. Il London Bridge crollerà. Oh, mia signora.
mi sente? Sono papà. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Ti sei svegliato? Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Non temere. Io sono un medico. Un medico legale. Di formazione. Mi chiamo Deadman. E ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le ML. Guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi dell'smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora? È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto lo smaltimento cadaveri, ma la mia equipe, il QG, tutta Vredford e ogni anima di Central Not City. Ora la nostra base si trova a Capital Not City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica.
ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli 2 giorni. Che la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Knot? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam. Fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Somministrazione alla Presidente. Se ti sei perso, controlla la mappa con le M-Link. Non è difficile trovare l'area di isolamento. Se non ci sai arrivare, puoi impostare segnali e tracciare percorsi. Scopri come funzionano. Sam, è il tuo amico Deadman che parla. Per assicurarti di essere sulla buona strada, controlla la bussola. Ti guiderà sempre senza errori, a patto che tu abbia una destinazione.
Central non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Se la Presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E quindi neanche noi saremmo andati via. Mostrano tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Quello è il braccio destro della Presidente, il direttore della Bridges. Dai, Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La Presidente ti aspetta. È tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Signora Presidente, ecco qui Sam. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Sì.
Sì, lo so che tu mi odi. Amelie. Amelie. Te lo ricordi che Amelie è andata a Ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Tu... No! Ti prego. Allora sei disposta ad aiutarmi? No, io... Voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh, no. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri... Per quello siamo a posto. Sam, prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere, come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cosa hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore,
Il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Knot City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti, le DUNS, essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. Sam, qui è Dayarman. Deadman ti ha istruito sulla Emily. Usale per vedere dov'è l'inceneritore. Quando si trasportano cadaveri da smaltire. Passate 48 ore dall'arresto cardiaco, si trasformano in CA, pronte a farci la festa. Simboleggiava il ricostruzionismo americano. Anche quando il paese è andato in rovina e il suo popolo si è disperso, ha portato avanti la convinzione di poterlo riunificare. La gente riteneva che l'America potesse ancora risorgere, perché tutti credevano in lei. Crediamo di poter ricostruire ancora il nostro paese. L'America è viva, insieme allo spirito immortale di Bridget. Così. First of my love, just clear to me.
There's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. So we're a long way from home. Nella zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa. Devi tornare subito qui. Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Che cos'è? È BB-28.
È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo sbaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro, è tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. È vero che sei difettoso. Bravo. Prenditi utile. Occhi aperti e muoviti.